ricordate, noi il 3 ottobre scorso facemmo uno speciale, il 23 ottobre scorso, e oggi ci torniamo ricordando che osteoporosi è una parola che viene dal greco, osteon, l'osso, e poros, il varco, perché appunto riduce la massa di quantità di osso a causa di un'alterazione della qualità, e questo porta ad una maggiore fragilità e si espone al rischio di fratture. Ci torniamo, ne abbiamo parlato spesso con i fisiatri del gruppo Forte, perché è una delle patologie in forte crescita. Pensate, 6 milioni e mezzo le fratture stimate nel 2050 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche perché è un killer silenzioso, perché spesso l'osteoporosi è asintomatica, può accompagnarci per tutta la vita senza che ce ne accorgiamo, fino poi ad un evento che non ci aspettiamo. E ci torniamo perché questa volta ne parliamo con l'ortopedico, con il medico ortopedico Salvatore Gatto. Benvenuto professor Gatto, già primario nell'azienda ospedaliera Ruggi e professore del Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno. È uno dei pochi al sud ad operare la scoliosi in stadio avanzato. Dunque, professor Gatto, osteoporosi in forte crescita, perché? Allora, diciamo che dovremmo parlare di fragilità dello scheletro, sì, perché attualmente si preferisce ad operare questo termine di fragilità dello scheletro. In forte crescita per una serie di fattori. Innanzitutto perché invecchiamo molto di più. Certo. Tantissimi anni fa, quando l'aspettativa di vita era limitatissima, questa patologia non esisteva affatto. Sì, certo. Ecco, attualmente invece, in cui l'aspettativa di vita è notevolmente aumentata, perché invecchiamo ovviamente di più, questa patologia, che è una patologia correlata all'età, sì, è ovviamente una patologia che aumenta. Che avvertiamo di più. Cioè, in pratica noi durante la nostra vita abbiamo il periodo fino all'età di 18-20 anni nei quali la densità dell'osso tende ad aumentare, abbiamo il periodo in cui tra i 20 e i 45-50 anni in cui la densità dell'osso si mantiene costante, ma questo non perché è uguale, perché noi abbiamo continuamente dei processi di rimaneggiamento dell'osso e dei processi di neopposizione dell'osso. Processi importantissimi perché ci danno la possibilità di togliere l'osso vecchio e mettere osso nuovo. Sì, sì. Superata quell'età 45-50 prevalgono i processi di riassorbimento. I cosiddetti osteoclasti. L'osteoclasta agisce di più rispetto all'osteoblasta, sì, e quindi noi piano piano andiamo incontro a queste ossa che diventano più porotiche. Però nello stesso tempo quell'osso nuovo che si forma è anche un osso di qualità non più perfetta come era quando noi siamo giovani. Poi sono cambiate tante cose, è cambiato lo stile di vita, l'inquinamento, la vitamina D, perché adesso c'è un'altissima percentuale di persone che hanno la vitamina D molto, molto bassa. Sì. Probabilmente per quello che mangiamo e per tutto il resto. Ecco, killer silenzioso, perché abbiamo detto certe volte spesso è asintomatico, e perché noi lo sottovalutiamo, lo sottostimiamo, insomma non ci monitoriamo abbastanza? Allora, è chiamato killer silenzioso perché si manifesta molto spesso esclusivamente quando abbiamo una frattura. Nel senso che non dà nessuna sintomatologia di sé. Raramente ci sono delle persone che avvertono dei dolori legati a questo tipo di patologia. Nella stragrande maggioranza dei casi invece questa patologia non dà dolore. Sì. E poiché questi i segni alla fine sono quelli, perché fragilità scheletro significa facilità di fratturarsi, ce ne accorgiamo solo quando noi abbiamo una frattura. Però tante volte non ci diamo peso, nonostante questo. Fino a quando non c'è un evento che ce lo fa accorgere. Non solo, ma tante volte anche nei giovani. Noi abbiamo certe volte dei ragazzi che si fratturano facilmente per dei traumi minimi, non li sottoponiamo a un monitoraggio, lo consideriamo quasi una condizione normale quando potrebbe essere invece il primo sintomo di un problema. Ecco, ho letto che tra i fattori di rischio c'è l'alcol, è vero, chi beve molto alcol, quindi noi lo diciamo soprattutto per i ragazzi, per i più giovani, che l'alcol congiura, è uno dei fattori di rischio che aumenta, è vero, il rischio. Sì,
L'alcol è uno dei fattori di rischio, indubbiamente, senza nessun dubbio, ma al giorno d'oggi ce ne sono tantissimi altri, sì, che sono fattori di rischio. Farmaci che adoperiamo, sì, che si adoperano a una certa età, quante persone adoperano gli anticoagulanti? Certo. Ecco, gli anticoagulanti orali sono degli anticoagulanti che sono indispensabili, necessari per tenere, sì, in vita delle persone, per non far correre rischi, però sono farmaci che hanno un'azione deleteria sullo scheletro. Quante persone devono assumere assolutamente il cortisone, un grandissimo farmaco, che però quando viene utilizzato di tanto in tanto non crea, sì, nessun, sì, problema, però se deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo ha dei grossi svantaggi, sì, a carico dello scheletro. Ecco, noi abbiamo detto all'inizio, pensavamo insomma che l'osteoporosi fosse più donna, più un fatto femminile legato agli estrogeni, legato agli ormoni, però osteoporosi, lo leggiamo, oggi è anche uomo. E anche uomo, ecco, siamo noi che abbiamo recuperato sulla donna, avanzando anche noi con l'età, insomma, ecco, rispetto alla donna, o perché prendiamo più farmaci, o perché, ecco, ritorniamo sui consumi, sugli stili di vita, cioè è peggiorato lo stile di vita dell'uomo? Allora, ci sono alcune cose, cioè innanzitutto continua ad essere prevalentemente donna. Sì. Noi potremmo dire 70-75% donna, 25% uomo, ecco, sì, forse qualche cosa in più. Il discorso è relativo a vari aspetti. Allora, un po' l'uomo svolge di per sé un'attività fisica che generalmente è maggiore rispetto a quello che può svolgere una donna. Sì, sì. Poi c'è ancora un'altra cosa. La vita dell'uomo è in genere 4-5 anni più corta di quelle delle donne, per cui trovare delle donne a 85-90 anni è abbastanza comune, trovare, sì, degli, sì, uomini, sì, pure ci sono, però sono, sì, in minore di meno, quantità. Certo. E poiché noi l'osteoporosi la giudichiamo in base al numero di fratture che si verificano, è chiaro che c'è questo. Poi c'è ancora un altro aspetto. Normalmente dopo la menopausa c'è, per il calo degli estrogeni, un importante riassorbimento dello scheletro che è molto più rapido di quello che avviene nell'uomo. Ecco perché quindi comunque è più frequente nella donna, però noi lo ritroviamo anche nell'uomo. Quando l'uomo, chiaramente, l'aspettativa di vita era 60-65, sì, anni, a livello dei maschi era rarissimo trovare, certo, qualcuno che avesse l'osteoporosi. Adesso che l'uomo vive fino a 80-85 anni, è facile, sì, che anche, sì, sì, l'uomo, sì, possa andare in coppia. Però ripeto, c'è sempre questo gap. Sì. L'errore che è stato fatto per tanti anni è che non lo si è considerato come una patologia che poteva interessare anche i maschi, l'uomo, per, sì, cui, sì, si pensava solo a curarlo, a prevenirlo nelle donne e non nei maschi. Ecco, in una classifica, così, secondo il suo osservatorio privilegiato, ecco, quali arti ci fratturiamo di più? Quali sono quelli più esposti? Allora, le sedi più frequentemente, diciamo che attualmente noi stiamo vedendo delle modifiche nell'ambito dell'osteoporosi. Classicamente le tre sedi che si fratturano di più sono il polso, sì, il livello del polso, il radio, poi sono la colonna vertebrale, sì, e l'anca. Diciamo che 50, 55, 60 anni è più il polso, sì, poi dopo, man mano che passano gli anni, diminuisce il polso e aumentano invece le fratture a carico della colonna vertebrale e le fratture a carico dell'anca. Dell'anca soprattutto. Ecco, prima parlavamo dei fattori di rischio. Quali sono i fattori di rischio, diciamo, quelli ai quali meno pensiamo? Abbiamo detto i cortisonici, abbiamo parlato degli anticoagulanti, abbiamo detto che l'alcol, anche l'eccesso di alcol, congiura. Ma l'inquinamento, io ho letto che anche l'inquinamento, lo smog, l'aria che respiriamo può congiurare. Sì, questo è un lavoro molto recente, perché fino ad oggi non era stato dimostrato questa associazione. La si sospettava perché inquinamento atmosferico significa anche minore irraggiamento solare e quindi una minore azione benefica del sole sullo scheletro tramite la vitamina D e tramite altri fattori.
Adesso questo è stato proprio dimostrato da uno studio recente, sì, perché si è visto che laddove c'è un maggiore inquinamento atmosfera di polveri sottili, è stato riscontrato due fattori. Uno, un aumento dell'incidenza, sì, delle fratture. Due, la densità ossea delle persone, che poi è alla base, l'osso diventa meno denso, osteoporotico, diciamo, sì, è inferiore tra queste persone che vivono in ambienti a forte inquinamento. Quindi, sì, densità ossea inferiore significa contemporaneamente una fragilità maggiore dello, sì, schermo. Quindi questo è stato proprio dimostrato da studi epidemiologici, sì, sì, recentissimi. Ecco, qui vediamo per esempio la MOC, una donna che si sottopone a un esame di mineralometria, è l'esame, come dire, principe per misurare, ecco, come stiamo con lo scheletro, con la densità ossea? Allora, sì, in questo momento ci sono le due sedi principali che devono essere prese in considerazione, sono il collo del femore, sì, e la colonna vertebrale, il tratto lombare. Sì. Quindi attualmente la MOC, la DEXA, quello la che è considerato, sì, il gold, sì, standard per valutare questo osteoporosi. In realtà è valida fino a un certo punto. Ah, sì. Tanto è vero che ci sono degli algoritmi per capire quali sono le persone che domani possono andare incontro a fratture per questo problema, nei quali la MOC è facoltativa. Cioè, se noi in base a questo algoritmo classifichiamo il soggetto in una fascia a bassissimo rischio, non abbiamo bisogno della MOC. Sì. Se è altissimo rischio, non abbiamo bisogno della MOC. Se è la fascia intermedia, sì, può, sì, essere. Però noi è chiaro che la facciamo lo stesso, però quante volte ci troviamo di fronte a persone che hanno lo scheletro fragile, lo scheletro, sì, fragile, quindi sono osteoporotiche, però hanno una MOC normalissima. Sappiamo che il 50% delle fratture che si verificano a livello della colonna vertebrale sono fratture che avvengono certe volte in modo spontaneo, senza che l'ammalato se ne accorga, senza nessuno sforzo, con una MOC assolutamente normale. Ecco quindi che la MOC è importante, assolutamente importante, però ci sono tante altre cose che devono essere prese, sì, in considerazione. Ecco, ho letto che soprattutto nei bambini noi facciamo poca attenzione, ho letto che siamo poco attenti proprio nell'età in cui dovremmo invece stabilire se c'è una predittività, no, per l'osteoporosi. Tant'è vero, l'ortopedico, perché si chiama ortopedico? Perché inizialmente, tanti anni fa, all'inizio, l'ortopedico era soprattutto per i bambini, no? Certo. Ortos pais paidos, cioè il piccolo, il bambino. Per le patologie. Oggi invece ci occupiamo più degli anziani congenite. Che dei piccoli, o no? Sì, oggi sì. Allora, ai fini della prevenzione dell'osteoporosi, ecco, sono importanti tantissime cose. La genetica, sì, l'alimentazione, la nutrizione, l'attività fisica. Ma a proposito di questo, per focalizzare l'attenzione sui bambini, voglio citare una pubblicazione, un lavoro che è stato fatto alcuni anni fa. Topi nati, due gruppi di topi, cioè le topine, sì, alle quali, incinte, alle quali veniva data una dieta con una minore quantità di proteine, sì, topini alle quali veniva data una dieta normale. Sono, sì, nati topi da tutti e due questi gruppi, che sono stati poi seguiti e sacrificati per tutta la vita. Ebbene, quei topi che erano nati da madre, nelle quali c'era stata una riduzione delle proteine, hanno manifestato una fragilità ossea per, sì, tutta la vita. Quindi cioè, vale a dire, è anche lì, che addirittura nella gravidanza inizia esatto, il benessere dello, sì, scheletro, sì, umano. Quindi, sì, questo fa capire che tutta la vita è importante. Sì. Poi lo stile di vita. Bene, noi sappiamo l'attività fisica è fondamentale, è importantissima, ma non è importantissima solo una certa età. L'attività fisica è importantissima anche da ragazzi, sì, cioè se noi arriviamo ai 18-20 anni con uno scheletro molto denso, prima che poi dopo, quando con la vecchiaia, questo scheletro si indebolisce, ma ci vuole molto più tempo prima che si indebolisca. Sì. E oggi purtroppo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è resa conto che esiste un grosso problema
i giovani non si muovono, non fanno attività. Poco tempo fa uno dei miei allievi ha svolto una tesi proprio su questo argomento. Ma questo non è solo dell'Italia, è un argomento che esiste in mondiale, è un argomento mondiale. È vero. Tant'è vero che stanno modificando, addirittura stanno pensando di farlo in alcuni paesi del mondo, l'hanno già fatto, l'edilizia scolastica, perché si sono resi conto che i ragazzi più a scuola, come gioco e altre cose, svolgeva un'attività fisica e non il sabato e la domenica quando stavano, stavano a casa. Invece oggi lo vediamo, insomma, io mi ricordo da ragazzino, noi col professore Gatti siamo stati compagni di scuola, insomma, al liceo, al ginnasio, noi avevamo la palestra nella scuola e non mancavamo un'ora, l'ora di educazione erano 2 ore mi pare alla settimana, non si mancava mai. Oggi invece l'educazione fisica è un pretesto magari per fare chiacchiere in classe. Certo, ma non è solo quello, perché l'ora, 2 ore alla settimana sono insufficienti. Noi dovremmo, i ragazzi dovrebbero svolgere un'ora di attività moderata e intensa al giorno. Sì. E quindi praticamente in questi studi che cosa è stato visto? Che i ragazzi, cioè allora attualmente i genitori li accompagnano a scuola. Il ragazzo non va più a piedi, anche perché le scuole molto spesso sono molto lontane. I ragazzi stanno vicino ai telefonini, vicino al PC, e quindi non vivono più la vita. È più difficile vivere in mezzo a una strada come si viveva tantissimi anni fa. Quindi tutte queste condizioni hanno fatto sì che l'Organizzazione Mondiale prendesse in carico, perché si prevede per il futuro, proprio per questa ragione, un grosso aumento dell'osteoporosi, proprio per lo stile di vita che svolgono i ragazzi.